In un futuro indeterminato, la razza umana è stata decimata dall'avvento dei titani, grandi creature antropomorfe che attaccano gli umani per cibarsi dei loro corpi. La loro origine è sconosciuta, ma per colpa loro l'umanità si trova sull'orlo dell'estinzione. Nel tentativo di salvarsi, gli umani hanno costruito un gigantesco muro intorno alla loro terra. All'interno di quell'area hanno costruito un altro muro che separa i terreni agricoli dalle aree residenziali, dove vive la maggior parte dei ricchi e persone di potere. Ed ecco che per 100 anni nessuno ha più sentito parlare dei titani. È come se fossero scomparsi, quindi la vita all'interno delle mura è diventata tranquilla e sicura. Tuttavia, poiché l'ultimo attacco risale a più di 100 anni prima, gran parte della popolazione inizia a chiedersi se i giganti esistevano veramente. Mentre si fanno sempre più insistenti le richieste di un'istituzione di un corpo speciale di ricognizione, in grado di fugare i dubbi sulle possibilità di una vita al di fuori delle mura. Armin, Mikasa ed Eren sono tre amici di infanzia che vivono nel terreno agricolo. Ad Armin piace inventare oggetti strani e il ragazzo vive con i suoi genitori. Mikasa ed Eren sono innamorati l'uno dell'altra. Ultimamente, Eren vive con una sola idea ossessiva in testa, ossia uscire fuori dal perimetro delle mura per dimostrare a tutti che la leggenda dei giganti è falsa e portare quindi il suo popolo alla libertà. Mikasa invece sogna di vedere l'oceano. Un giorno i tre arrivano al muro, sorvegliato da un vecchio comandante del corpo di guarnigione, Soda. Eren conduce i suoi amici verso il muro sorvegliato dai posti di blocco, evitando il filo spinato poiché questa zona è proibita ai civili. Eren, sicuro che non ci siano giganti dietro le mura, vuole essere il primo ad uscire dopo 100 anni di prigione forzata. Prima che possa fare qualcosa, i suoi amici vengono catturati dai soldati che vogliono giustiziarli per aver violato il perimetro. Vengono salvati da Soda, che conosce i ragazzi da quando erano bambini e quindi manda via i soldati in quanto sono ancora minorenni. Quando Soda scopre l'intenzione di Eren, gli offre la possibilità di unirsi ai ranghi dei volontari che andranno in ricognizione a breve. Eren, ovviamente, accetta senza pensarci, ma in quel momento sentono un ruggito e la terra inizia a tremare. Un gigante enorme, la cui testa si erge sopra il muro, continua a calciare quest'ultimo fino a creare una gigantesca breccia. Decine di giganti più piccoli ma molto affamati iniziano a comparire dal nulla, afferrando i soldati e mangiandoli vivi. I cannoni, posizionati per la difesa proprio per un avvenimento come questo, non uccidono i giganti, confermando quindi la leggenda che è vera, sono immortali. Si crea quindi il caos, in quanto nessuno sa cosa fare. I tre ragazzi fuggono in città. La gente è in preda al panico per le strade e affolla la cattedrale locale, sperando in un aiuto dal cielo. La folla divide Eren da Mikasa, trascinando il ragazzo impotente all'interno, mentre la ragazza indifesa con un bambino rimane fuori. Eren la fissa mentre un gigante sta per divorarla, e la ragazza rimane immobile dato che ormai ha accettato il suo crudele destino. Quando Eren esce fuori, pensa che Mikasa sia morta perché c'è solo del sangue per le strade. Nel frattempo, tutti all'interno della cattedrale vengono mangiati dai giganti, non avendo alcun scampo poiché le porte sono bloccate. Sono passati 2 anni da quando il muro è stato violato. Armin ed Eren, insieme al resto del gruppo dei rifugiati, vivono dietro il secondo muro, dove si sono uniti ai ranghi dei soldati che vengono mandati in guerra contro i giganti. I soldati vengono addestrati dal comandante Hans, una ragazza che ha studiato i giganti a lungo e ora conosce tutte le loro abitudini e debolezze. Ha anche scoperto come uccidere i giganti e per farlo ha inventato anche dei dispositivi speciali chiamati movimento tridimensionale. Questo dispositivo speciale permette a chi lo utilizza di muoversi in aria con delle funi e gas ad alta pressione e di avere così la mobilità per affrontare i giganti, che possono essere uccisi recidendo i nervi dietro al collo. Dietro il muro c'è Shikishima, capo del corpo di ricognizione, e la sua misteriosa assistente. Sono i migliori assassini dei giganti, dato che hanno padroneggiato la tecnica delle lame e del movimento tridimensionale, riuscendo a far fuori decine di giganti in pochi minuti. Sebbene siano così bravi, nulla può fermare orde di giganti, che sono migliaia. Il generale Kuba elabora quindi un piano per porre fine alla guerra. Vuole trasportare degli esplosivi fino alla breccia del muro esterno e far esplodere il bordo superiore, in modo da provare il collasso e fermare l'afflusso dei nuovi mostri all'interno, sterminando quelli che sono rimasti dentro. Questo piano dovrebbe aiutarli nel recupero delle terre agricole, nel caso contrario il popolo rischierebbe di morire di fame per carenza di cibo. I soldati hanno tentato più volte di trasportare l'esplosivo al muro, ma tutte le squadre di soldati sono state uccise per mano dei giganti, e ora rimane solo l'ultima squadra di riserva. I nuovi arrivati, tra cui ci sono Armin ed Eren, sono l'ultima speranza per l'umanità, poiché non ci sarà nessun altro da mandare in guerra. Al campo di addestramento gli amici incontrano l'ex comandante del corpo di guarnigione, Soda, che ora è un alcolizzato, disperato e depresso. Qui trovano anche altri giovani volontari, tra cui la contadina Sasha, a cui piacciono molto le patate, e Sannagi, che è in grado di abbattere un gigante con un'ascia recidendogli la caviglia. I soldati vengono caricati sui veicoli militari e vengono inviati verso il muro. I giganti dormono di notte poiché non riescono a vedere bene al buio, per cui devono portare a termine la missione e tornare alla base prima dell'alba. Durante la ricognizione, Eren e la sua nuova amica Yana trovano un neonato gigante in un edificio in rovina. Il pianto e le urla del neonato risvegliano tutti i giganti nelle vicinanze, che attaccano i soldati.
Intanto, in un edificio vicino, il capitano Shikishima e la sua assistente si preparano ad aiutare i soldati. Svolazzano sulle rovine degli edifici, colpendo il collo dei giganti con le loro doppie lame affilate, i quali dopo essere morti si vaporizzano nell'aria. Si scopre che l'aiutante di Shikishima non è altro che Mikasa. Eren e Armin riconoscono subito la ragazza, ma quest'ultima le ignora e non mostra alcun segno di felicità nel vederli. Grazie all'abilità di Shikishima e Mikasa, l'esercito riesce a sopravvivere all'attacco. Si scopre che Shikishima era stato inviato a guardia del bunker in cui sono conservati gli esplosivi. Il generale Kuba apre il bunker e ordina di caricare gli esplosivi sui veicoli. L'atmosfera nel campo è molto tesa, dato che Jan, il figlio di un ex soldato, non nasconde il disprezzo per Eren e per gli altri. Inizia quindi il combattimento tra i due, che viene osservato da Shikishima e Kubal. Rendendosi conto che Eren potrebbe diventare un bravo cacciatore di giganti, Shikishima gli parla in disparte e gli svela di aver insegnato a Mikasa l'abilità di guerra. Eren scopre anche che Mikasa è ora la fidanzata di Shikishima. Il capitano trovò la ragazza tra le rovine e le insegnò tutto quello che sapeva. Il giorno in cui Mikasa rimase da sola con la bambina per le strade affollate da morte e caos è cambiata totalmente. Il gigante mangiò la bambina, ma lei sopravvisse riportando una cicatrice enorme su tutto il corpo. Dopo questo la ragazza non sarà mai più la stessa. Eren prova dolore nel vedere la sua ragazza con un altro, quindi si allontana in silenzio e urla in disperazione, venendo fermato da Yana che si preoccupa che così facendo possa risvegliare altri giganti. I due trovano un posto appartato per parlare del loro passato e vedono una coppia di sposi che si prepara a fare l'amore in mezzo alle rovine, dato che questa potrebbe essere la loro ultima notte insieme. Yana mostra quindi l'interesse per Eren e gli propone di fare l'amore, ma in quell'istante vengono attaccati dai giganti che mangiano Yana e uccidono anche il marito della coppia intenta a fare l'amore. I ragazzi si affrettano a caricare gli esplosivi sul furgone per inviarlo al muro, mentre Eren e gli altri si salvano grazie al movimento tridimensionale. Mikasa e Shikishima entrano in azione e uccidono quanti più giganti possibili, ma molti soldati vengono catturati e uccisi al volo. Nel trambusto, un furgone carico di esplosivi viene dirottato da un uomo mascherato. La moglie del marito ucciso getta il dirottatore fuori dal furgone, dà fuoco agli esplosivi e si dirige verso i giganti. Il furgone esplode facendo a pezzi i giganti vicini, mentre la donna muore. Eren si rende conto che deve combattere oppure tutti i suoi amici saranno mangiati. Prende il volo, ferendo e poi uccidendo il suo primo gigante. Shikishima lo sta osservando per tutto il tempo, spiegandogli il modo migliore per aggirare e uccidere i giganti. Senza perdere tempo, Eren attacca il secondo gigante, ma questo gli morde la gamba e lo getta su un edificio vicino, privandolo dell'arto, con grande delusione di Shikishima, che si allontana senza soccorrerlo. In vicinanza i soldati stanno cercando di salvare un loro compagno distraendo i giganti, ma Armin viene afferrato da un gigante particolarmente grasso e grande. Il gigante l'ha già messo in bocca ed è pronto ad ingoiarlo, ma a questo punto Eren si sacrifica e si getta nella bocca del gigante, spingendo l'amico fuori. Quando arriva allo stomaco, scopre che il gigante sta digerendo tutti i suoi colleghi ufficiali, tra cui anche Yana. Il gigante si rivela essere troppo duro, infatti nelle frecce, nelle armi di Sanagi, gli fanno nulla. Mikasa viene a sapere della morte di Eren e si lancia con rabbia contro i giganti. È chiaro quindi che non ha mai smesso di amare Eren, e dall'ultimo incontro ha sempre conservato la sua sciarpa rossa, che il ragazzo le ha regalato prima dell'attacco avvenuto 2 anni prima. I giganti vengono uccisi uno ad uno, ma la ragazza termina all'aria compressa e non può fare nulla, rimanendo sdraiata a terra a guardare il cielo. Viene trovata dal gigantesco gigante grasso che ha mangiato Eren, e ora si prepara a fare lo spuntino anche con la ragazza. Ma ad un tratto inizia a sentirsi male, come se stesse per vomitare tutte le persone che ha appena mangiato. Ma invece, dalla sua bocca fuoriescono delle mani gigantesche, strappandolo dall'interno. Emerge quindi un gigante enorme e fumante con gli occhi rossi, e in preda alla rabbia comincia ad uccidere tutti gli altri giganti con estrema facilità. I soldati pensano di essere stati salvati da questo nuovo gigante perché è dalla loro parte. I giganti scappano avendo paura di morire, e il gigante con gli occhi rossi si dirige verso gli umani. Sul tetto, Mikasa vede il barlume di ragione nei suoi occhi, e non scappa perché capisce che questo è Eren. Il gigante afferra la ragazza e sta per ucciderla, ma le forze lo abbandonano e crolla a terra vicino all'edificio. Il comandante Hans ha sempre sognato di poter ottenere un gigante vivente per le sue ricerche, quindi si precipita verso il corpo fumante che si riscalda sempre di più. Soda chiede di aprire delicatamente il collo del gigante, perché se questo non verrà fatto, colui che si trova all'interno morirà. Mikasa segue i dettagli precisi con la spada, e dall'interno appare un sacco trasparente con Eren all'interno. Il gigante si dissolve in una massa di vapore e fumo. Shikishima continua a guardare dall'alto. Tutti pensano che Eren sia morto, ma l'involucro trasparente intorno a lui si dissolve. Il ragazzo apre gli occhi, che ora brillano di rosso come quelli del gigante. Ci vengono mostrati i genitori di Eren, che sono stati arrestati e giustiziati per il possesso dei libri proibiti. All'arresto era presente anche Kubal, solo che in quel momento non era ancora generale. Il padre di Eren era uno scienziato, che testava su di lui e su suo fratello maggiore un siero capace di accelerare la crescita delle cellule.
Ecco perché Eren è sopravvissuto nello stomaco del gigante alla fine del primo film, prima di trasformarsi in un gigante a sua volta. Dopo essere stato estratto dal collo del gigante, viene arrestato e condotto all'interrogatorio, a capo di cui c'è il generale Kubal. Il generale ordina l'esecuzione immediata del ragazzo poiché è una minaccia vivente per l'umanità. Armin e Mikasa difendono Eren, così come il resto dei suoi colleghi ufficiali che confermano che Eren ha ucciso gli altri giganti e li ha protetti dalla morte. Tuttavia il generale Kubal è irremovibile sulla sua decisione e dà comunque l'ordine di sparare ad Eren. Prima che i soldati possano premere il grilletto, il vecchio Soda si mette davanti con il suo corpo per difenderlo. Il generale lo uccide a sangue freddo premendo il grilletto del fucile di un soldato vicino. Prima di morire, Soda cerca di svelare qualcosa ad Eren, su un segreto della sua famiglia, ma non fa in tempo. Sembra che Eren ora sia spacciato, ma tutto ad un tratto, attraverso il tetto dell'edificio compare un potente gigante, che uccide i soldati del generale e anche coloro che cercano di attaccarlo dall'alto. Dopo di ciò, prende Eren e se ne va. Il generale Kubal è stato schiacciato dalle lastre di cemento crollate durante il caos. Dopo l'attacco del gigante, in vita rimangono pochissime persone: Armin, Mikasa, il ciccione Sannagi, Sasha e il caposquadra Hans. Hans assume il comando dell'esercito dato che è prossima di rango dopo il generale e decide di portare a termine la loro missione di far esplodere la parte superiore della crepa nel muro in modo da chiudere il passaggio ai giganti. Armin e Mikasa ricordano che nella zona in cui vivevano c'è una vecchia bomba inesplosa, quindi possono recuperarla e usarla per la missione. La squadra, quindi, parte in viaggio, durante il quale notano alcuni giganti, che però sembrano innocui e non li attaccano. Eren si sveglia in un luogo sconosciuto con pareti e pavimento luminosi. Shikishima appare da nulla e spiega che l'ha salvato dal gigante. Shikishima racconta ad Eren la verità sull'origine dei giganti. Nell'antichità, i militari e gli scienziati hanno cercato di creare una nuova arma. Gli esperimenti sono sfuggiti di mano e gli scienziati hanno perso il controllo sul siero, e di conseguenza gli esseri umani hanno iniziato a trasformarsi spontaneamente in giganti nel bel mezzo della vita quotidiana. I pochi sopravvissuti si nascosero dietro il muro. Shikishima crede che il governo intenda tenere le persone chiuse qui dentro per sempre in modo che siano più facili da comandare, ed è convinto che il buco nel muro è stato fatto di proposito perché le persone avevano iniziato a non temere i giganti credendo che fossero solo una leggenda. Shikishima e i suoi seguaci intendono rovesciare il governo e distruggere il muro, in modo che il popolo possa tornare libero e girare ovunque senza nascondersi da nulla. Eren è ispirato dal suo discorso e accetta di dargli una mano. Shikishima gli presenta la sua squadra di seguaci che sono ex militari che in passato furono mandati fuori dal muro per ricognizione e che Eren credeva che fossero tutti morti. Gli uomini di Shikishima sono armati fino ai denti con le armi abbandonate dalle forze armate del passato. Nel frattempo Armin e Mikasa e gli altri arrivano alla vecchia bomba. La caricano sul furgone e sono pronti a dirigersi verso il muro per farlo esplodere, ma vengono fermati da Shikishima e dai suoi seguaci. Shikishima dice che vuole prendere la bomba per far esplodere il muro interno e permettere ai giganti di penetrare nei quartieri governativi dei villaggi. Questo è il suo piano per rovesciare il governo una volta per tutte. Eren, tuttavia, non è d'accordo con questa parte del piano perché in questo modo moriranno migliaia di persone innocenti. Poiché non pensava che il piano di Shikishima prevedesse così tante vittime, Eren si rifiuta ad aiutarlo. E anzi, è ora disposto a combatterlo a tutti i costi per non dargli la bomba. Tira fuori la sua spada per combattere il suo avversario, ma Shikishima è molto più forte ed esperto di lui, quindi devia facilmente tutti i suoi attacchi e lo sconfigge facilmente, pestandolo a sangue. Gli amici di Eren non sanno cosa fare per aiutarlo, dato che gli uomini di Shikishima puntano le armi nella loro direzione. Armin ha un'idea, così si avvicina alla bomba e afferma che la farà esplodere qui se Shikishima non le lascerà andare via. Shikishima, ovviamente, non gli crede. Sannagi vede che sono nei guai e decide di agire. Spara con gli arpioni verso la torre semidistrutta e poi la tira verso di sé per farla crollare. Shikishima ordina di ucciderlo e i suoi uomini aprono il fuoco contro Sannagi, che viene colpito da decine di pallottole ma rimane comunque in piedi perché è disposto a sacrificarsi per l'umanità. Sannagi infine cade a terra ma tira con sé la torre che crolla sugli esplosivi e uccide tutti i seguaci di Shikishima. Armin e Mikasa, Sasha e Jan proseguono il loro viaggio, mentre il comandante Hans è rimasta bloccata nel veicolo blindato di Shikishima sepolto tra le rovine della torre, dato che c'è entrata per ispezionare l'armamento poco prima che la torre crollasse. Shikishima invece è sopravvissuto. Raggiunge il camion e attacca il gruppo di amici, perché vuole recuperare la loro bomba ad ogni costo. Rivela quindi il suo terribile segreto. Lui era il gigante che ha rapito Eren durante l'esecuzione del generale Kubal e ha anche salvato Mikasa. Per trasformarsi nel gigante deve morire. Shikishima si uccide trafiggendosi il petto con la sua spada e si trasforma nel gigante. Altri giganti arrivano sentendo le urla di Shikishima, ma in un impeto di rabbia, quest'ultimo li massacra tutti.
Anche Eren vuole trasformarsi in un gigante e combattere Shikishima, ma i suoi amici lo fermano perché non è sicuro che uccidendosi si trasformerà anche lui. Decidono di combattere Shikishima con le proprie forze, dato che Armin aveva raccolto delle piccole bombe. Una di queste bombe viene attaccata alla freccia di Sasha, che mira dritta all'occhio del gigante e lo colpisce in pieno, accecando Shikishima. Gli altri si uniscono alla lotta usando il loro movimento tridimensionale e iniziano ad attaccare il gigante, ma questo riesce a resistere. Non permette a nessuno di arrivare alla parte posteriore del suo collo dove si trova Shikishima. In un disperato tentativo di uccidere il gigante, Eren si lancia su di lui, ma viene schiacciato dal mostro contro il muro di un edificio vicino. Sembra che Shikishima abbia vinto. Si dirige quindi verso la bomba, ma tutto ad un tratto dietro di lui appare un altro gigante. Eren non è morto, si è solo trasformato in un gigante. I due giganti si scontrano in modo violento. Shikishima, essendo più esperto, inizia a prendere il sopravvento, ma Eren non si arrende e usa le pale dell'elicottero per trafiggere il corpo del nemico, e dopodiché usa la sua mossa speciale del ginocchio sconfiggendo Shikishima. Ora non resta che abbattere il muro e sigillare il passaggio in modo che i giganti non possano più entrare. Armin spiega ad Eren che deve prendere la bomba e posizionarla nella fessura del muro il più in alto possibile. Armin attacca un timer alla bomba e lo imposta per 5 minuti. Eren sale sul muro portando la bomba sulle spalle, seguito dal resto della squadra che si sposta usando il movimento tridimensionale. Eren inserisce la bomba nella fessura e dopodiché si trasforma di nuovo in un essere umano. Il timer è impostato a 5 minuti, ma ad un tratto sul muro appare il generale Kubal, inspiegabilmente vivo e privo di ferite. È sopravvissuto grazie alla sua capacità di trasformarsi in un gigante. Il generale Kubal non intendeva nemmeno chiudere il foro sul muro perché voleva che gli esseri umani vivevano per sempre con il terrore dei giganti. Sasha non intende ascoltare il discorso del generale poiché tra 5 minuti la bomba esploderà, così scaglia diverse frecce nella gola di Kubal. Il generale cade dal muro ma non muore, poiché si trasforma nello stesso gigante enorme nel primo film che aveva distrutto il muro, lasciando il foro attraverso il quale i giganti entravano. Gli amici si lanciano contro il gigante, ma non è per nulla facile sconfiggerlo. Eren riesce persino a raggiungere il punto del collo in cui si nasconde il generale, ma non fa in tempo ad ucciderlo. Mentre la squadra intenta ad attaccare il generale, il comandante Hans esce da sotto le macerie portando con sé dei lanciamissili. Mentre il generale Kubal cerca di raggiungere la bomba per estrarla dalla crepa, Hans spara diversi missili dritto nel suo viso. Armin guarda il timer, scoprendo che sono passati 5 minuti, ma la bomba non è esplosa. Mikasa corre alla bomba per controllare cosa è successo, ma ad un tratto appare Shikishima. Ha perso fiducia nella sua missione e dopo una breve conversazione con Mikasa decide di aiutarle. Invece di rovesciare il governo e lasciare che i giganti entrino nel muro, intende uccidere colui che è responsabile di tutto questo caos. Eren alla fine raggiunge il collo del titano e lo squarcia. Sta per uccidere il generale, ma il gigante afferra Eren e sta per mangiarlo. Apre la sua bocca gigante ma non fa in tempo a mangiare il ragazzo perché Shikishima, trasformato in un gigante, estrae la bomba e la inserisce nella bocca di Kubal, facendo esplodere la testa a pezzi e uccidendo anche Shikishima nel processo. Il muro inizia a crollare ed Eren precipita con le macerie, ma prima di morire viene afferrato da Mikasa e salvato grazie al movimento tridimensionale. I detriti del muro hanno bloccato il foro in basso, formando un'altra fessura in alto. Tuttavia è comunque troppo alta e i giganti non possono raggiungerla. Armin e il resto delle persone sono rimasti illesi. Eren e Mikasa sono in cima al muro. Dietro c'è un panorama mozzafiato dell'oceano che Mikasa desiderava così tanto vedere. All'inizio del primo film, Eren promise alla ragazza che le avrebbe mostrato l'oceano e quindi ha mantenuto la sua promessa. I due si guardano negli occhi e si rendono conto di essere all'inizio di un nuovo mondo migliore, che potrà prosperare in pace grazie ai loro sforzi e sacrifici. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.